Calodi era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Ingresso in campo, seconda giornata Europa League che vede affrontarsi la Pep Team contro l'Atletico CK. Pep Team in completino giallo, Atletico CK in completino rosa. Ora le squadre che si schierano al centro del campo, ma inquadriamo i protagonisti in campo. Ora le compagne che salutano il pubblico del Kennedy Stadium e che poi passeranno a darsi il 5. Giocatori che si danno il 5 e che ora si schiereranno a parti invertite del campo per dare inizio a questo bel match. Ora i due capitani al centro del campo per sorteggiare il tocco per la palla e per il campo. Sta c'è nella cuccia. Co. Vale, i giocatori. 1, 2, 3. Sorteggiati palla e campo, possiamo dare inizio a questo match. Un saluto da primo tempo tra Atletico CK e Pep Team. Risultato di 2-0 per la Pep Team, la compagine in maglia gialla che ancora prova a rendersi pericolosa lì davanti in Ferriera, in Ferrera a recuperare il pallone. Ancora Atletico CK a gestire il possesso di palla. La palla lunga, ancora Montanari e poi il pallone che prende la traversa e poi entra la rete del 2-1. Annunziata a siglare gol dell'1-2, accorcia le distanze. Azione un po' carambolesca, l'Atletico CK efficace però. 1-2, sempre per la Pep Team però. Ancora Atletico CK che ora ci crede, il pallone calciato e termina sul fondo. Montanari sul punto di battuta a servire il proprio compagno. La Pia in possesso di palla, prova a partire, palla al piede, viene chiuso, la palla è in rimessa laterale per la Pep Team. Palmieri in possesso di palla, avanza, palla al piede, a servire Luca La Pia. Ancora Luca La Pia, la palla al centro, pallone che termina sul fondo, calcio d'angolo Pep Team. Ancora il pallone all'indietro per Palmieri che prova a calciare. Bella la conclusione di Palmieri, tiro che però termina alto sopra la traversa. Rimessa dal fondo Atletico CK. Ancora palla al piede, la formazione in maglia rosa. Partita bella da vedere, vivace. Risultato di 2-1 per la Pep Team. Ora c'è calcio di punizione Atletico CK. Calcio di punizione annunziata ad aggiustarsi il pallone, proverà lui a calciare. Autore del gol Atletico CK parte con la conclusione a giro, il pallone che però non prende l'adeguata curva, palla che termina sul fondo. Montanari a servire il proprio compagno, la palla ora a servire Palmieri che duetta. Ancora Palmieri in possesso di palla, prova a gestirla, prova la conclusione, che bel tiro di Palmieri, il pallone a sfiorare il palo alla sinistra dell'estremo difensore Atletico CK. Che ora prova a salire, palla al piede. Ancora Atletico CK in possesso di palla. Annunziata, prova la conclusione.
da lontanissimo ha provato a sorprendere Montanari, che però è attento e lascia scorrere il pallone sul fondo. Rimessa al fondo già effettuata, Palmieri appoggia all'indietro al proprio compagno che avanza ora, palla al piede a servire nuovamente Palmieri a servire l'attaccante, si chiude la retroguardia Atletico CK in bello stile. Ora prova a ripartire in contropiede, ancora il pallone però pasticciato al giocatore Atletico CK. Rimessa laterale dove Mauriello ha servito il proprio compagno, ancora la palla filtrante all'interno per Mauriello, l'estremo difensore se la cava in qualche modo spazzando il pallone, ancora il tiro debole sul fondo. E con questo possiamo chiudere il collegamento per quanto riguarda questo primo tempo tra Atletico CK e Pep Team, ricordando il risultato di 2-1 per l'Atletico CK, la Pep Team, un saluto da Boateng. Secondo tempo tra Atletico CK e Pep Team, risultato di 4-2 per la Pep Team, che ora prova lì davanti, ma la palla è preda dell'estremo difensore Atletico CK, che prova a lanciare lungo il proprio compagno che avanza, palla al piede, le giocate, ancora prova ad accentrarsi, lo insegue Luca Lapia, la palla al centro per Mazza che se ne va, Montanari fa buona guardia e lascia ripartire subito la propria squadra, Mauriello a scaricare per il proprio compagno, la palla ora allargata per Luca Lapia che prova un tiro cross, ancora Luca Lapia che si accentra, il tiro svirgolato, la palla che termina sul fondo, ci ha provato Luca Lapia ad incrementare il vantaggio. Ancora Atletico CK, il pallone filtrante intercettato dalla retroguardia Pep Team, Mauriello in possesso di palla alza lo sguardo, prova a servire Luca Lapia, ancora Luca Lapia in possesso di palla, prova il dribbling contrastato e fermato, ancora prova a ripartire in ferie a calcio di punizione. Calcio di punizione Ferriera a terra, dolorante, calcio di punizione Atletico CK. Ferriera si rialza, nulla di grave per lui. Portiere palla, Mazza sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Mazza che proverà a calciare per diminuire lo svantaggio, la palla al centro invece, uno schema, il tiro, la palla deviata che termina in fallo laterale. Ma ora c'è Mauriello a terra, subito anche lui un colpo ma sembra nulla di grave, si rialza, si può effettuare la rimessa laterale Atletico CK, la palla al centro, la deviazione, Montanari arriva sul pallone, lascia partire Luca Lapia, Luca Lapia il lancio lungo però dove non ci sono compagni, pallone preda del portiere Atletico CK. Ancora la formazione in maglia rosa a gestire il possesso di palla, ancora recupero però del numero 7 che però perde nuovamente il pallone, ancora CK prova il forcing offensivo, Ferrera la palla allargare per il proprio compagno che si accentra, Luca Lapia gli sporca il pallone, ora Mazza carica la conclusione, una fitta, il pallone al centro, ancora ci prova Atletico CK, il tiro di Annunziata che va a sbattere sul proprio compagno, la palla che ora termina in fallo laterale. Fallo laterale già effettuato, prova a partire, palla al piede, la formazione in maglia rosa, in Ferrera, il tiro, Montanari, ancora Mauriello che prova a liberare ma intercetta ancora la 3-10K che ci crede, il pallone al centro, erroraccio,
Quindi Ferrera che ha provato a calciare la palla che termina sul fondo. E con questo possiamo chiudere il collegamento per quanto riguarda il secondo tempo tra Pep Team e Atletico CK. Ricordate il risultato di 4-2 per la Pep Team. Un saluto da Boateng, ciao ragazzi.